quale ordine di cose appartiene il dissiparsi? E per quali anime si può temere? Vediamo. Dobbiamo noi ammettere che il buono, il giusto, la virtù, gli affetti siano delle cose che esistono oppure sono niente? Sono cose che esistono. E queste cose tu le hai mai vedute con gli occhi o toccate con le mani? No, è impossibile. E perché? Perché sono invisibili. Ecco, essenze invisibili. Le cose composte sono naturalmente destinate a scomporsi, a dissolversi, mentre le incomposte, le essenze, non possono temere dissolvimento. Le cose composte potranno variare, cambiare, mutarsi, mentre le incomposte resteranno sempre uguali, immutabili. Sì, è vero, è tutto vero. Le cose composte noi possiamo vederle con gli occhi, toccarle con le mani, mentre le incomposte, le pure essenze, non possiamo afferrarle che con la mente e considerarle col raziocinio perché sono invisibili. È giusto. Dato che il nostro essere si compone di corpo ed anima. Ora, a quale specie di cose appartiene il corpo? Alla composta e visibile. E l'anima? All'invisibile. Nel nostro essere è il corpo o l'anima che può comandare e dirigere? L'anima, perché essa sola ha la volontà. Ma comandare e dominare con la sola volontà è qualità divina? Sì. Dunque al divino, immutabile, incorruttibile, invisibile, appartiene l'anima. E all'umano, visibile, corruttibile, appartiene il corpo. Venuto l'uomo a morte, la parte di lui visibile, corruttibile, il corpo, insomma, è forza, si corrompa, si disperda, mentre l'anima, essenza invisibile, migrando verso tutto ciò che è più conforme alla natura sua, verso il puro, immutabile, incorruttibile, immortale, che è poi il Dio buono e sapiente, si sentirà libera e sicura, scevra da menzogne e da illusioni. Ma se dal corpo uscirà contaminata per essergli stata troppo ligia nelle sfrenate cupidigie, se avrà subito il contagio del corpo, ne uscirà con un fardello così pesante di cose immonde da restarne gravata e andrà errando per luoghi tenebrosi con altri simulacri di anime impure. Vi pare che manchi qualche cosa al mio ragionamento?